costantemente in ascolto della parola del Signore per indicare al proprio gregge strade di pace e di riconciliazione. Nella meditazione e nel dialogo con persone di fedi e culture diverse, il cardinale Carlo Maria Martini sa cogliere con passione e coraggio le molteplici forme dello Spirito di Dio. Non poteva che essere il maestro del cinema dei silenzi, Ermanno Olmi, a ripercorrerne la vita nel documentario Vedete, sono uno di voi, presentato recentemente in Filmoteca Vaticana, prodotto dall'Istituto Luce Cinecittà e Rai Cinema. Un racconto suggestivo tra interviste, fotografie e materiale d'archivio dalla giovinezza fino ai suoi ultimi istanti trascorsi nell'Istituto Aloisianum di Gallarate, dove Martini si spegne il 31 agosto 2012. Docente di critica testuale al Pontificio Istituto Biblico di Roma, diviene rettore dell'Università Gregoriana nel 1978, ma l'erudito studioso un anno dopo è chiamato da Giovanni Paolo II a passare dalla cattedra universitaria a quella di Sant'Ambrogio con la nomina ad arcivescovo di Milano. Olmi segue i passi del professore divenuto pastore di una delle diocesi più grandi del mondo. Di questo incarico inaspettato ci parla Monsignor Francesco Giovanni Brugnaro, amico del Cardinale Martini. Ci raccontò che disse al Santo Padre: io devo chiedere al generale perché questa è una dignità ecclesiastica alla quale noi gesuiti rinunciamo. Il Papa pare che scherzosamente gli abbia detto: beh, io sono quello che dà la dispensa. Ricordo che anch'io lo accompagnai quando andò da Dossetti, che scherzando ripeté quella famosa espressione: tenga la Bibbia nella destra e nella sinistra il giornale, non tanto per l'effimero quanto invece perché il giornale è ciò che accade, ciò che si vede, che bisogna naturalmente andare più a fondo di quello che si vede, e la sua attitudine a lavorare sulle parole lo portava ad andare a fondo. Sulla poesia delle immagini si posano i ricordi del Cardinal Martini, cui lo stesso regista offre la propria voce, una scelta che carica quest'opera di ulteriori significati ed emozioni, come racconta ai nostri microfoni la figlia dell'artista, Elisabetta Olmi. Secondo me lui ha sentito talmente corrispondente questo lavoro che ha fatto con i pensieri del Cardinal Martini, che gli è venuto quasi, inizialmente era una colonna guida che avrebbero poi doppiato, ma poi è stato talmente profondo la corrispondenza che è quasi un atto testamentario quasi suo anche, quindi io credo che sia per questo. Martini appartiene alla generazione chiamata a raccogliere i frutti preziosi del Concilio Ecumenico Vaticano II, ad offrirli anche a chi è lontano dalla Chiesa e i non credenti, costruendo ponti, dialogando instancabilmente con i dubbi e le certezze di uomini e donne di ogni parte del mondo. Laddove c'era qualcosa di complesso, no, di inesprimibile, ma che affascinava l'umanità, attorno alla quale gente che pensava, che soffriva, che anche politicamente, che cercava vie nuove per poter esprimere la propria opinione, ecco, il cardinale si interessava immediatamente, sia attraverso mediazioni, quindi gente che lo informava, letteratura, esperienze, ma soprattutto poi lavorando di prima persona, facendo in modo che la sua intelligenza e il suo cuore fossero queste a dare delle risposte alle volte a quegli enigmi che molto probabilmente erano enigmi per tanti, ma che per lui incominciavano a diventare punti luminosi di riferimento, o se vogliamo strade da dover percorrere, ecco le strade nuove.